Signor STV. Ciao, ciao ragazzi, ciao Ricky. La passione per le quattro ruote è iniziata da bambino, in realtà non ricordo neanche da quando, da sempre. E poi vari aneddoti, insomma, da quello in cui andai a svegliare mio padre alle 4 del mattino, che avevo forse 7 anni, per chiedergli di comprarmi una macchina. E lui insomma, fu anche affettuoso a sopportarmi a quell'ora del mattino, mi spiegò gentilmente che difficile, insomma, per 11 anni non l'avrei potuta guidare, ci rimasi malissimo. Per cui le corse rimanevano qualcosa di mitico, di un sogno che in realtà consideravo sarebbe rimasto tale per tutta la vita. Ecco. Poi nell'agosto del 91 ero a Londra a studiare l'inglese, ho portato questo souvenir e capitai per caso a un kartodromo dove facevano questa giornata di gare per appassionati, e costava molto poco. E io decisi così casualmente, senza neanche una reale motivazione, di iscrivermi. Forse volevo far colpo su una ragazza, semplicemente. Ebbi la fortuna di vincere. E da lì credo che cominciai a cercare delle strade percorribili. E cominciai a cercare dei campionati per gente come me, no? Grazie a un'inserzione su Autosprint trovai questo Luca Carluccio che faceva da intermediario tra sprovveduti come me e i team del Formula Junior. Lui infatti ovviamente mi chiamò, io ovviamente pagai e provai la Reggiani in Formula Monza 1200 nel circuito Lombardore, era gennaio, un freddo della Madonna. Forza di andare in pista, limavo i secondi all'inizio, poi i decimi. E conobbi Stefano Turchetto. Evidentemente decise che meritavo almeno di essere insultato, perché la verità è che iniziò così e dai suoi insulti diventammo grandissimi amici. E poi il grande salto, provai per la prima volta, in realtà solo 10 mesi fa, il Renault 2000. Ed è stato un po' come rinascere, no? Ho lasciato un adesivo sulla mia macchina che ho rubato a quella del Turchetto, in cui c'è scritto "pensa se non ci avessi provato". Io ci ho provato e sono un uomo più felice rispetto a quando non facevo questo sport meraviglioso. La stagione di Pietro Peccenini è iniziata ad Imola in occasione dell'Opening Series di Formula 2000 Light, la doppia gara extra campionato organizzata da Eros di Prima con lo scopo di concedere a piloti e team un'opportunità in più per prepararsi al via ufficiale della stagione agonistica. Nel corso del turno di qualificazione, il pilota milanese ha fatto segnare il 12° tempo assoluto ed il 5° tra le vetture appartenenti alla classe Light. I progressi sono stati tangibili ed infatti il driver lombardo ha chiuso la prima manche al 9° posto. Nella seconda gara Pietro è sceso in pista sempre più sicuro e determinato a ben figurare, ma purtroppo, dopo pochi passaggi, è stato costretto a rallentare il passo in seguito al distaccamento dell'ala posteriore, che ha limitato l'aderenza della propria monoposto. Il portacolori del team TS Corse è stato comunque abile a portare a termine la gara in 12° posizione assoluta e 6° di categoria, dimostrando tenacia e concentrazione. L'impegno e la grinta con cui Pietro ha affrontato il weekend è stato in parte ripagato con la conquista del secondo e del terzo posto tra i concorrenti over 35, confermando così una buona rapidità di adattamento alla monoposto che si rivelerà utile nelle gare valevoli per il campionato 2011. Si è disputato sul tracciato di Franciacorta il primo round stagionale valevole per l'assegnazione del campionato 2011 di Formula 2000 Light. Pietro Peccenini del team TS Corse ha potuto esprimere il proprio potenziale in occasione del weekend bresciano, con un ottimo quarto tempo nella sessione di qualifica.
Al via della prima gara Pietro è partito bene, sebbene una lieve indecisione in occasione del tentativo di sorpasso di Curatolo alla prima curva ha provocato il danneggiamento della sua ala anteriore. Nonostante l'inconveniente non si è arreso ed è riuscito a difendere la sua quarta posizione fino a 4 minuti dalla fine, quando il team si è visto costretto a farlo rientrare ai box per ritirarsi. Nonostante il ritiro, Pietro si è comunque classificato al sesto posto, raccogliendo punti utili in ottica campionato. L'inversione della griglia di partenza con cui ha preso il via alla seconda manche ha visto il pilota lombardo partire in pole position. Peccenini ha saputo gestire bene l'emozione e la tensione del suo debutto in prima fila, effettuare un'ottima partenza e guidare il gruppo per 4 giri. L'ingresso della safety car ha quindi rimescolato i valori in campo e, dopo un entusiasmante duello con Pollini, Pietro si è dovuto accontentare della quinta posizione assoluta e del terzo gradino del podio over 35. Ma sai, c'era dietro il 2000 il nuovo, no? Quello va molto di più. Ma ha passato lui e ho perso un attimo la concentrazione e dietro ci avevo Curatolo e Gatto. Sono forti. Una bella emozione però, penso, i primi 4-5 giri a cannone. Mi sono sentito molto bravo. Benissimo, quindi prossima gara, replay. Beh, direi che se cominciamo a ripetere le cose buone che faccio, andiamo per la buona direzione, direi, no? Poi sono partito bene. A cannone. Cannone, prima curva sono entrato pulito, ho fatto un bel lavoro. Ottima prestazione per Pietro Peccenini ad Imola in occasione della seconda tappa stagionale del campionato Formula 2000 Lite. Il pilota milanese si è mantenuto costantemente nelle posizioni di vertice, confermando l'alto livello di competitività e l'affiatamento con la monoposto raggiunto solo dopo due gare. Fin dalle prove libere il portacolori del team TS Corse si è rivelato in forma, ottenendo il secondo tempo assoluto dell'Etatus dietro al compagno di squadra Simone Gatto. Nel corso delle qualifiche, dopo soli 3 giri, una violenta perturbazione ha allagato il tracciato, mettendo fine, troppo in anticipo, alla lotta per la pole position. Il driver lombardo, nel corso delle due manche disputate domenica, ha dato il meglio di sé. In gara 1, la sua guida aggressiva ma accorta e costante gli ha consentito di resistere alla pressione di Federico Porri, ottenendo il terzo posto nella categoria Formula 2000 Lite e la seconda posizione tra i piloti over 35. In gara 2, Peccenini non è scattato al meglio e si è dovuto così prodigare in una difficile rimonta con un bel sorpasso alla curva Villeneuve ai danni di Federico Porri, andando così a conquistare il quarto posto alle spalle di Paolo Collivadino, bravo a mantenere la concentrazione e la posizione. Sono partito malissimo, mi hanno superato tutti, anche Sant'Antonio, cioè proprio una tragedia. Poi vabbè, insomma, sono riuscito a riprendere nella bagarre, sai che all'inizio si gira un po' più lenti, no? E c'è stato questi due giri belli, secondo me anche da vedere, in cui lui ha passato Porri, poi ce l'ho fatto anche io subito il giro dopo. A quel punto mi è venuta l'acquolina in bocca che vedevo Paolo e ho fatto un errorino. Comunque no, dai, sono contento, grossi errori non ne ho fatti, sono andato bene. E vedo che si migliora ogni volta, per cui cioè, la motivazione è fantastica. Sul tracciato parmense di Varano de Melegari è andato in scena il terzo round stagionale del campionato Formula 2000 Lite. Già in qualifica, Pietro Peccenini ha dimostrato di essere molto competitivo, conquistando il secondo posto alle spalle del compagno di squadra Simone Gatto. In gara 1 Peccenini tiene il passo di Gatto per tutta la manche, chiudendo alle sue spalle facendo segnare il giro più veloce della corsa, una prova maiuscola che conferma il talento del pilota TS Corse, a soli 18 mesi dal suo primo esordio nel mondo delle corse automobilistiche, che avvenne proprio all'autodromo Riccardo Paletti nel settembre del 2009, su una Reggiani Formula Monza 1002 nel 45esimo trofeo cadetti. Nella seconda frazione, dopo una lotta acerrima e sempre corretta con Alfredo Maisto per la conquista del secondo posto, il driver lombardo riesce nell'intento al penultimo giro con un sorpasso deciso al ferro di cavallo. Chiude così la sua gara ancora una volta alle spalle di Simone Gatto e facendo segnare di nuovo il giro più veloce della gara. Al termine della gara Gatto sarà poi penalizzato di 25 secondi per una manovra di sorpasso giudicata non regolare da parte della direzione di gara, lasciando così il gradino più alto del podio a Pietro Peccenini e regalandogli la sua prima vittoria. Ed eccoci con Pietruccio Peccenini, che oggi ha fatto un po'
positivo, cioè, da dire innanzitutto, perché dopo gara 1, insomma, un grande successo. Gara 2 è più difficile, con questa inversione, una bagarre forse durata qualche giro di troppo con Maisto, che ti ha visto anche fare una piccola escursione. Poi comunque abbiamo visto che il passo gara era ottimo. Sì, guarda, ho fatto una fatica bestiale a superare Alfredo e ci ho provato a prendere l'ultima curva un po' troppo forte e lì mi sono girato, avevo ancora il volante girato, insomma. Però poi ho visto che avevo un ritmo della Madonna, perché l'ho ripreso in 2-3 giri, l'ho ripreso, sono riuscito a passarlo poi al ferro di cavallo. Ti ha lasciato strada la seconda volta, mentre la prima... Non mi ha lasciato strada, però è vero. Giustamente la prima volta comunque lui ha tenuto la posizione. Esatto, ha difeso benissimo la sua posizione per quasi tutta la gara e per cui insomma è stato bravo anche lui. Si è disputato il quarto round stagionale della Formula 2000 Lite con Pietro Peccenini, grande protagonista in pista, all'interno di un contesto agonistico di primo piano come quello della Le Mans Series, che ha richiamato presso il prestigioso tracciato di Imola i più noti addetti ai lavori del settore automobilistico. Il driver milanese ha conquistato il quarto tempo in qualifica, avvicinandosi molto al compagno di colori Simone Gatto, leader del campionato e testa di serie numero 1 della categoria. Al via Peccenini ha mantenuto la posizione e, dopo il ritiro di Baiguera per noie meccaniche, si è cimentato in un duello molto acceso con Pollini per la terza piazza, che ha animato il pubblico appassionato presente. Al decimo giro, dopo aver resistito alla pressione dell'avversario senza sbavature, Pietro è stato abile a indurlo all'errore, ottenendo così un ottimo piazzamento a podio. Nella seconda frazione pomeridiana, il pilota lombardo e il team di Bovisio Masciago TS Corse hanno perso la scommessa col meteo. I nuvoloni neri che sembravano annunciare pioggia sono svaniti al semaforo verde e Peccenini si è trovato così a dover gestire le pressioni troppo alte dei pneumatici e la conseguente scarsa aderenza della sua monoposto. La sudata quarta posizione al traguardo ne testimonia la capacità di concentrazione e la sensibilità di guida. Per quanto riguarda il campionato, i due risultati di Peccenini a Imola ne consolidano la terza posizione di categoria e la seconda piazza nella speciale classifica over 35. Pietro Peccenini, quarto nella Formula 2000 Lite, una partenza però un po' difficile. La partenza non è stata proprio un granché, ma credo che il problema principale sia stato che abbiamo sbagliato le pressioni, perché pensavamo il tempo peggiorasse e abbiamo scommesso male. E poi quindi quinto assoluto e quarto di categoria. Sì, cioè, a quel punto la mia battaglia è stata stare in pista, per cui non avevo proprio, cioè mi mancava un secondo e mezzo dagli altri. Peccenini celebra Clemons a Imola. Monoposto e sassofono, un binomio intrigante fra mito e sport. I grandi uomini non amano essere definiti miti e chi li conosce lo sa bene. Il mito postmoderno è un supereroe patinato e posticcio, un ingranaggio del consumismo e noi ne faremo volentieri a meno. Ecco allora che Pietro Peccenini, pilota milanese di Formula 2000, non si lascia irretire di fronte al rischio dell'idolatria, quando gli si chiede come mai abbia voluto dedicare il suo podio del 2 luglio scorso all'autodromo di Imola a un mito musicale come Clarence Clemons, il sassofonista della Heath Street Band scomparso il 18 giugno. Pietro Peccenini risponde così: come recitano le parole del più grande Ayrton Senna, io non ho idoli. Le canzoni e la musica di Bruce Springsteen e della sua Heath Street Band hanno dato voce e parole alla mia adolescenza. Di questo sarò loro eternamente grato. Bruce Springsteen, poi, è stato per me anche un modello di uomo ed un esempio. Clarence Clemons, oltre a essere stato imponente, meraviglioso, potente, romantico e raffinato, nonché tecnicamente ineccepibile, è stato per 40 anni, citando di nuovo Senna, uno dei più grandi esempi di duro lavoro, dedizione e competenza nella storia del rock. Pietro Peccenini ha partecipato ad Adria al quinto e penultimo atto della stagione 2011 della Formula 2000 Lite, la serie riservata alle monoposto da 2000 cm cubici, che lo hanno visto impegnato in questo 2011 dopo l'esperienza formativa del 2010 in Formula Junior Monza.
Il pilota milanese è stato protagonista sul tracciato veneto di un weekend positivo, contraddistinto dalla continuità di rendimento e dal costante miglioramento cronometrico. Partito col terzo tempo in qualifica tra le monoposto di Formula Renault 2000, il portacolori del team TS Corse ha affrontato la prima manche con la consueta grinta e determinazione e, dopo aver tenuto testa per 16 giri a Marco Pollara, ha chiuso la gara in seconda posizione di categoria. Nella seconda manche il meteo incerto ha condizionato pesantemente l'esito della gara. A 15 minuti dal via la pioggia leggera si è fatta battente e ha suggerito ai piloti della TS Corse di montare le gomme da bagnato. Al semaforo verde però ha smesso di piovere e, dopo solo due giri, il tracciato di Adria si era già asciugato. Peccinini ha dovuto così cedere la prima posizione ai piloti della GSK, che hanno azzeccato la scelta delle gomme slick, ma è stato comunque abile a chiudere al quarto posto, relegando alle sue spalle tutte le monoposto della categoria top presenti in Pietro, pista. Pietro, quarto con tempi simili a quelli di Simone Gatto, quindi penso che puoi essere abbastanza soddisfatto. Beh, sono molto contento, ovviamente. Sono riuscito a stargli dietro tutta la gara, poi lui mi ha preso un certo margine perché, insomma, Simone è forte. Oh. Però siamo andati bene, abbiamo sbagliato la scommessa, abbiamo tenuto dietro tutti gli altri che vanno alle Rain. Esatto. Per cui, se vuoi fare la classifica speciale di quelli con le gomme Rain, abbiamo vinto. Soli due anni dal suo debutto assoluto nel motorsport, Pietro Peccinini si classifica terzo nell'edizione 2011 della Formula 2000 Lite, concludendo con due splendidi podi a Monza il suo primo anno su Tatus Formula Renault 2000. Terzo in qualifica, terzo in gara 1 e secondo in gara 2. Sul leggendario circuito Brianzolo, il pilota milanese ha davvero concluso in bellezza il campionato, regalando emozioni e sorpassi al generoso pubblico presente. La prima manche è stata caratterizzata dal recupero su Curatolo che, partito bene, andava a spegnere ogni speranza di Gatto sul campionato. A quattro giri dalla fine, Peccinini supera il pilota siciliano e restituisce al compagno di squadra un'ultima chance per gara 2. Nella seconda manche vince quindi un bel duello con Piero Longhi e con l'Abarth di Pollara, mettendo di nuovo alle spalle Curatolo e classificandosi secondo. Il rovinoso contatto di Gatto con una monoposto della categoria top mette però definitivamente fuori dai giochi il compagno di squadra di Pietro Peccinini, consegnando la vittoria del campionato a Baldo Curatolo. Nel corso della stagione Pietro Peccinini ha portato a termine tutte le gare disputate, conquistando una vittoria e sei podi, giungendo tre volte secondo e tre volte terzo. Il bilancio della stagione è convincente e ne premia i notevoli e progressivi miglioramenti. Il grande lavoro del pilota, del team TS Corse, del team manager e campione uscente Stefano Turchetto e l'ormai consolidata complicità col compagno di squadra Simone Gatto, comunque neocampione over 35 della categoria, hanno dato i risultati attesi, imponendo Peccinini all'attenzione degli addetti ai lavori come un pilota concreto, determinato e competitivo. Mi sono divertito un sacco, mi ha fatto dei bei duelli con Pollara, con adesso Longhi, grandissimo rallista. E rimpiango la qualifica del sabato quando ho regalato il secondo posto a Garbelli, che è partito in pole e ha vinto. La stagione agonistica di Pietro Peccinini si è conclusa al meglio a Varano. Terzo posto assoluto e vittoria nelle categorie 2000 light e over 35 del Winter Trophy 2011. Al suo secondo anno di esperienza nel motorsport e nell'anno del suo debutto sulla Formula Renault 2000, il pilota milanese vince e convince, dopo il terzo posto del campionato, due vittorie che ne confermano talento e valore. La domenica non inizia nei migliori dei modi e una cattiva notizia, troppo mattutina, mette in dubbio la sua partecipazione al trofeo. Ma Peccinini, grazie anche al suo team manager Stefano Turchetto, ritrova la concentrazione e riesce a ben figurare. La prima qualifica serve a scaldarsi ed il capolavoro arriva nella seconda. Nonostante il freddo pungente, il pilota della TS Corse ferma i propri cronometri sul minuto 5 secondi e 824 millesimi, risultando essere il migliore tra le Tatus Renault e della categoria 2000 Lite. Nella prima delle due manche, il passo di gara di Peccinini e del suo compagno di squadra Simone Gatto è indiavolato. I due si contendono il giro veloce delle Renault 2000 per tutti e 20 giri. Alla fine la spunta Gatto per soli 4 centesimi. Il pilota milanese Pietro Peccinini regala al pubblico presente anche un avvincente duello con Maisto e la sua Formula Abarth. Il driver della TS Corse alla meglio su quello della DAG, conquistando il sesto posto assoluto e secondo di categoria, a soli due secondi da Gatto.
Nella seconda manche Peccenini scatta bene al via e si mantiene nelle posizioni di vertice insidiato a poca distanza da Cazzaniga. Impone subito un buon ritmo. Presto distanzia il rivale della DG e insidia l'altro pilota della TS Corse, Simone Gatto. Alla S lenta ecco l'errore del compagno di squadra che spiana la strada al successo di Peccenini. Poi il pilota milanese, autore di una gara senza sbavature, si limita a gestire senza affanno la rimonta dell'Amiga al Formula 3 di Luca Spiga e taglia così il traguardo da secondo assoluto e primo della sua categoria. Ragazzi, che vittoria! Il bilancio del weekend di Peccenini è molto ricco. Secondo di categoria in qualifica 1 e primo in qualifica 2. Secondo assoluto in gara 2, vincitore del Winter Trophy delle due categorie 2000 Light e Over 35. E, infine, terzo assoluto del trofeo preceduto solo dalle due Formula 3 di Torre e Spiga. Ed eccoci in compagnia di Pietro Peccenini, secondo classificato dopo questa gara 2, però primo per quanto riguarda la Formula 2000 Light. Hai chiuso in bellezza la stagione. Hai visto che roba? Bellissimo, complimenti. Sì, bellissimo, è stata una bella gara, un po' si sono autoeliminati, qualcuno è partito prima, mi sembra che ho visto qualcuno muovere. Sì, infatti hanno dato un drive-thru a Luca Spiga. Spiace un sacco per Simone che finalmente avevo l'opportunità di farmi un bel duello casalingo, invece ha fatto un errore e si è girato a seconda S. Io penso di aver guidato molto bene. Anche i tempi sul giro l'hanno dimostrato. Sì, penso di sì. Un 2011 quindi per Pietro Peccenini che si conclude al meglio. Una stagione per lui ricca di successi e di emozioni. In questa annata 2011 il driver milanese ha dimostrato grinta, valore, velocità e determinazione. Ora il pilota lombardo sta già guardando al 2012. Che possa essere per te, Pietro, un altro anno ricco di emozioni. In bocca al lupo!